Salvini riceve da una zingara agli arresti domiciliari in un campo abusivo, riceve una minaccia, gli dice: ma nessuno ha mai pensato di spararti in testa. Salvini la definisce una zingaraccia in un comizio pubblico, ma i radical chic insorgono, scioccati. Quello che sta dicendo Salvini lo avvicina al nazifascismo. Però dimenticando che Salvini ha ricevuto circa 200 minacce di morte dall'inizio del suo mandato, ma di queste 200 non si è mai indignato nessuno. Nessun radical chic o uomo di centrosinistra ha mai detto, speso una sola parola in difesa o dicendo: questo non è corretto, questo non si fa, questo è da tacciare come orribile, antidemocratico. Ma nessuno ha mai detto una sola parola. E così Salvini, preso atto dei radical chic e di chi continua sulla stessa strada, dice: rispondo per le rime e mi assumo tutta la responsabilità delle parole usate contro la Rom. Dice: io vado alla sostanza e non alla forma. Nessun politico giornalista dice mai che questo ministro ha ricevuto più di 200 minacce di morte. Quanto alla signora che si augura la mia scomparsa, pare che abbia numerosi precedenti, proprio afferma alla stampa. Poi mette in chiaro le cose a chi gli chiede delle scuse per quel vocabolo usato nei confronti della Rom. Afferma: ma che? Mi assumo completamente la responsabilità delle mie parole. L'indignazione, dicevamo, è scattata quando il ministro dice: zingaraccia, attenta che stanno arrivando le ruspe. E da sinistra chiedono le sue scuse. Ma voi che state ascoltando, il ministro Salvini dovrebbe chiedere scusa a una pregiudicata con diversi reati alle spalle che vive in un campo rom abusivo, in una casa abusiva, che lo minaccia di morte? Dovrebbe chiedergli scusa per zingaraccia? E dovrebbe chiedere scusa magari anche a Carola Racchette per avergli detto sbruffoncella? Ma la sinistra non dovrebbe chiedere a Scalfarotto, come si chiama, di chiedere scusa alla famiglia del carabiniere ucciso per essere andato a trovare in carcere due assassini e avergli chiesto in inglese: come state? Vi trattano bene? Grazie per avermi ascoltato, al prossimo video, arrivederci.